Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande, grazie alla presenza qui in studio con noi di un professionista. Questa settimana abbiamo la dottoressa Gloria Fiorini, direttrice della farmacia comunale 3 di Arezzo, per capirci quella in zona Giotto. Benvenuta, dottoressa. Buongiorno a tutti. Ecco, con lei vorremmo toccare un argomento di grande attualità in questo periodo perché le farmacie comunali di Arezzo hanno promosso una intera settimana dedicata al benessere e alla sensibilizzazione per quanto riguarda proprio le allergie stagionali. Ecco, dalla primavera in poi siamo appena entrati, insomma, in questa stagione. Ogni mese poi avrà una stagionalità legata proprio alle allergie, ma cominciamo con questa bella iniziativa delle farmacie comunali che è anche sui social. Ecco, come avete organizzato? Abbiamo organizzato innanzitutto dei comunicati sui social, per cui su Facebook e su Instagram, e poi siamo disponibili, per cui siamo tutti dei professionisti, per chiunque vuole venire in farmacia a chiedere consigli e delucidazioni. Devo dire che non solo siamo entrati in primavera, ma con una stagione con un vento incredibile, per cui questi giorni di estrema ventilazione i pollini si scatenano. Ed è un momento particolare, specialmente per chi soffre di allergia ai cipressi. Veramente abbiamo già iniziato a vedere persone che entrano in farmacia e che chiedono perché sentono di già il disagio. Quali sono i disagi più importanti per il discorso dell'allergia ai pollini? Chi soffre di allergia ai pollini sente immediatamente bruciore agli occhi, il naso che inizia a prudere e poi a colare e fastidio fortissimo al palato con sensazione anche di prurito e di bruciore e poi decisamente un po' di diciamo, costrizione della laringe anche con un po' di tosse. Ecco, quindi questa settimana è stata interessante per tutti coloro che si sono potuti recare in farmacia. Ecco, ha visto una buona risposta anche sui social. Sì, abbiamo visto interesse e poi più che altro perché chi soffre di allergia questa settimana veramente ha sofferto tanto. Ecco, parliamo proprio più approfonditamente della stagionalità. Dicevamo prima, ogni mese, da questo inizio di primavera in poi avrà più o meno, ecco, un'allergia particolare che si potrà scatenare. Sì, in questo periodo, ripeto, è fortemente presente il polline del cipresso e poi dopo partiranno i pioppi, che tutti noi. Chi non è allergico vede soltanto il fastidio di quella lucine che viaggia nell'aria. Chi è allergico poi invece se lo sente anche con il raffreddore e con gli occhi che colano. Poi dopo il pioppo avremo l'olivo e poi si scatenano tutte le altre piante in primavera, tra cui l'ortica, la parietaria, l'ambrosia. E questo praticamente è per tutta la primavera e anche parte dell'estate. Chi soffre di allergia soffre tantissimo. Il problema dell'allergia è una risposta un pochino esagerata del nostro sistema immunitario nei confronti di questi piccoli corpuscoli di polline, perché noi abbiamo dei meccanismi di difesa importanti che sono le prime barriere, ecco perché gli occhi lacrimano e il naso cola e si stringe anche la gola, perché sono le prime difese che il nostro organismo mette in pratica nei confronti di qualcosa che lui riconosce come estraneo. Sono le difese nei confronti dei virus e dei batteri, ma in questo caso vengono nelle persone particolarmente sensibili e si scatenano nei confronti di questi piccoli granelli che sono i granelli di polline. In un primo momento c'è un primo contatto nei confronti di questi allergeni e la manifestazione non è forte. Al secondo, terzo contatto, poi si scatenano tutte le manifestazioni di cui ho parlato prima. Ecco, grazie, ecco, per questa panoramica anche di come funziona la risposta del nostro organismo per quanto riguarda le allergie. Andrei intanto ad una domanda interessante che molti forse si pongono, a noi l'ha mandata Marco da Siena. Quali sono le conseguenze, se ci sono, dottoressa, dell'uso della mascherina sulle allergie? Allora, la mascherina per quanto riguarda le allergie in parte aiuta perché filtra e per cui è una barriera
nei confronti dell'entrata dei pollini nel naso e nella gola, però gli occhi sono scoperti, per cui abbiamo visto che ultimamente le persone che soffrono di allergia hanno proprio congiuntiviti, hanno fastidio agli occhi, ecco che vengono a chiedere dei colliri decongestionanti, colliri anche antiallergici. La cosa poi da stare attenti è quando poi torniamo in casa, perché in casa la mascherina la togliamo e toccandola possiamo poi anche di conseguenza contaminarci, per cui la mascherina una volta che torniamo in casa la dobbiamo togliere e riporre in un luogo a parte, per cui questo è importante. Ripeto, la mascherina in parte aiuta, filtra, per cui filtra anche i pollini. Ci sono, ecco, secondo lei tipologie di mascherina migliori o peggiori per chi in questi mesi soffre anche di allergia? Allora, la FFP2 è una mascherina fortemente filtrante, però anche le mascherine chirurgiche normali danno una buona protezione. Ripeto, gli occhi rimangono scoperti, per cui quelli, i pollini entrano. Ecco, andiamo quindi insieme a lei a scoprire quali sono i rimedi terapeutici, prima di tutto per sconfiggere o comunque combattere le allergie. Allora, l'approccio terapeutico più diciamo immediato e più semplice può essere quella dell'assunzione di un antistaminico, cioè di un farmaco che è anche in vendita libera, per cui non richiede prescrizione del medico. È un farmaco che blocca la liberazione di antistaminico, di istamina, che è uno dei modulatori dei processi allergici. Questi farmaci hanno la facilità di essere presi una volta al giorno, per cui sono formulati in modo tale da rilasciare il principio attivo durante l'arco delle 24 ore e questo rende molto facile la loro assunzione. Gli antistaminici di ultima generazione hanno meno effetti collaterali di quelli di una volta, che davano tanta sonnolenza, mentre quelli di ultima generazione ne danno molta meno, e per ovviare al discorso dell'effetto collaterale della sonnolenza si possono assumere la sera prima di andare a letto. Ecco, ci sono alcuni tipi che consiglierebbe su questo? In genere sono tutti abbastanza validi, per cui ripeto, quelli di ultima generazione non danno sonnolenza. Poi un altro approccio diretto è quello, per esempio, con gli spray nasali, che possono essere degli spray antistaminici e decongestionanti, ma magari l'approccio migliore, perché i decongestionanti hanno anche una piccola azione di vasocostrittore che alla lunga può essere dannosa per le mucose nasali. Allora come possiamo intervenire? Con quegli spray a base di acqua di mare, oppure che contengono anche ora gli ultimi con degli idratanti che hanno un'azione di lavaggio sulla mucosa, per cui hanno un'azione meccanica, perché i pollini vengono, o comunque le sostanze allergizzanti vengono rimosse attraverso un lavaggio meccanico, e poi avendo anche queste diciamo sostanze emollienti aiutano a idratare la mucosa e a renderla efficiente. Benissimo, dottoressa, passiamo allora intanto ad un'altra domanda. Ci restano ancora 3 minuti prima poi della pausa pubblicitaria. Una domanda di Anna da Arezzo. Come si distinguono, perché ecco anche questo è interessante, i sintomi dell'allergia da quelli del Covid? Ovviamente sappiamo che la pandemia ci ha un po' abituato tutti con le antenne su qualunque tipologia di sintomi riconducibili a quelli del coronavirus. Ovviamente ci sono delle distinzioni da fare. Certamente, allora innanzitutto il coronavirus non dà grosse lacrimazioni agli occhi, e cosa invece che abbiamo presente nell'allergia, per cui poi il coronavirus dà mal di gola, tosse e raffreddore, e poi febbriciattola all'inizio e poi febbre importante nel momento in cui questo si è sviluppato, cosa che invece nelle manifestazioni allergiche la febbre in genere non c'è quasi mai. Per cui diciamo che la distinzione importante è il coronavirus da malessere, da stanchezza, mentre nelle allergie c'è soltanto un discorso di fastidio all'apparato respiratorio, ma è un fastidio localizzato, naso, occhi e parte del palato. Diciamo che la gola o comunque i bronchi vengono poco coinvolti, se non nelle situazioni allergiche importanti in cui c'è gli attacchi di asma, ma questo è effettivamente si manifesta in pochi casi, per cui la differenza è sostanziale.
Ecco, quindi soprattutto ci possono essere casi in cui si conoscono già i sintomi della propria allergia o ci sono anche nuove insorgenze? Le nuove insorgenze si hanno più che altro nei bambini, le persone adulte sanno perfettamente che sono allergiche, quando sono allergiche, per cui abbiamo le persone che sanno che nel momento di, per esempio, marzo, che sono allergiche al cipresso, stanno male, oppure stanno male ad aprile o stanno male a maggio. Le persone adulte che soffrono di allergia sanno perfettamente quando questo si manifesta. Ecco, invece uscendo un po' dal tema delle allergie, poi ci ritorniamo anche dopo la pausa, dalle allergie stagionali, ci sono anche allergie per esempio alimentari, ecco. Sì, le allergie alimentari si manifestano specialmente nei confronti di alcuni alimenti. Gli alimenti più allergizzanti sono le fragole, per cui la tipica orticaria da fragole, possono essere i crostacei, possono essere la frutta secca. E queste allergie non si manifestano subito, per cui sono piuttosto subdole, perché all'inizio il primo contatto che abbiamo con questi alimenti non ci dà nessun sintomo. Al secondo o terzo contatto si possono scatenare anche reazioni importanti, tra cui anche lo shock anafilattico, per cui bisogna stare molto attenti. E a volte capita che chi soffre di allergie ai pollini soffre anche di allergie alimentari, per cui si parla di allergie incrociate, cioè tutti e due si manifestano e si potenziano l'una con l'altra. Ecco, quindi dobbiamo stare doppiamente attenti in questi casi, perché se i due sintomi, le due tipologie di sintomi si sovrappongono, possono essere, insomma, difficili poi da gestire. Sì, bisogna veramente, ecco, in questo caso bisogna stare attenti. E le allergie alimentari si manifestano prima con l'orticaria, però ripeto, possono portare anche a shock anafilattico, e lì bisogna veramente intervenire tempestivamente, e un medico interviene in questo caso, per cui bisogna veramente tenere le antenne aperte, attive. Benissimo, grazie dottoressa Fiorini. Noi prendiamo un po' di spazio pubblicitario, poi ci ritroviamo insieme per continuare a parlare delle allergie stagionali. Eccoci nuovamente in studio in compagnia della dottoressa Gloria Fiorini, direttrice della Farmacia Comunale 3 di Arezzo, per parlare di allergie stagionali e non solo. Abbiamo già cominciato parlando proprio della stagionalità. Ogni mese da qui, insomma, all'estate ci riserverà una allergia particolare. Adesso cominciamo insieme a lei, dottoressa, a tracciare una sorta di buone pratiche da adottare insieme per sconfiggere, appunto, in maniera proprio quotidiana i sintomi, la sintomatologia legata alle allergie. Allora, abbiamo innanzitutto già ricordato prima l'uso della mascherina, che aiuta molto, e quando torniamo a casa di riporla in un luogo che probabilmente è già un'abitudine instaurata, ma in un luogo dove non possa essere toccata. Poi, chi soffre di allergie purtroppo in questo periodo sa che non deve aprire troppo le finestre, vanno arieggiate le stanze, ma questo già è in conflitto. Con le buone pratiche per sconfiggere il COVID. Però essendo poi giornate particolarmente ventose, per cui se io apro molto le finestre i pollini entrano. Quindi un giusto equilibrio dobbiamo trovare. In questo sembra non mettere lenzuola e panni ad asciugare all'aria aperta, ma in questo momento usare, se possibile, l'asciugatrice, perché l'asciugatrice, già con le alte temperature e poi non esponendo i vestiti e le lenzuola all'aria aperta, queste potrebbero essere ricettacole di pollini e portare un ulteriore incremento dell'allergia. Uno sembra strano, nelle proprie mura domestiche va a letto e magari lenzuola pulite e poi c'ha un attacco allergico importante, perché magari le lenzuola sono state stese fuori all'aria aperta. Altra cosa importante: cercare di aspirare con gli aspirapolvere la casa, i pavimenti, perché questo
cosa vuol dire? Con l'aspirapolvere io non alzo la polvere, per cui pollini o comunque anche altre sostanze che possono essere allergizzanti, perché purtroppo chi soffre di allergie polliniche poi dopo magari sviluppa anche allergie di tipo agli acari della polvere, e l'uso dell'aspirapolvere in questo aiuta tantissimo. Questi sono consigli, diciamo, buone norme da tenere a mente. Altra cosa importante è, per esempio, le persone che soffrono di allergie possono avere allergie anche ai peli degli animali. Uno degli animali più fortemente allergizzante purtroppo sono i micetti e i gatti, che sono delle grandi compagnie, grandi compagni domestici, ma il loro pelo, la loro saliva può portare ad attacchi anche importanti, anche attacchi asmatici, per cui i micetti nelle persone che soffrono di allergia non andrebbero tenuti. Una cosa magari da dire a chi ha bambini piccoli, per esempio, tenere un gattino in casa può aiutare moltissimo ad evitare che i figli diventino dei soggetti allergici, perché se specialmente i bambini vengono in contatto con gli animali domestici nei primi anni di vita, questo aiuta a rinforzare il sistema immunitario, specialmente nei confronti degli allergeni. È una cosa, magari la famosa pet therapy, oltre che essere gli animali da compagnia, nei confronti dei bambini hanno anche questa azione protettiva. Ecco, dottoressa, un'altra cosa che possiamo legare, ecco, a questo ragionamento sulle buone pratiche da tenere quotidianamente è anche tutto il ventaglio, insomma, dei rimedi naturali per curare le allergie. Certo, prima abbiamo parlato di antistaminici, che sono i farmaci di elezione nei confronti delle allergie, ma possiamo intervenire anche con rimedi naturali, come per esempio il ribes. La tintura madre di ribes o il macerato glicerico di ribes, assunto un po' di gocce in maniera quotidiana, ha un'azione di rinforzo del sistema immunitario. La liquirizia che ha un'azione, diciamo così, molto simile al cortisone, per cui aiuta la produzione di cortisolo interno, e anche questo è una difesa importante nei confronti di quello che può essere la reazione allergica. Poi ci sono anche altri rimedi naturali, tipo per esempio i colliri a base di eufrasia, di camomilla, di fiordaliso, che hanno un'azione emolliente e rinfrescante, per cui possiamo veramente non solo pensare di un rimedio farmacologico nei confronti, un approccio farmacologico che forse è il più naturale per un farmacista da proporre, ma anche un approccio di tipo terapeutico naturale, meno magari aggressivo. Ecco, un'altra cosa che abbiamo toccato prima, velocemente, prima di andare in pausa, era anche la forte correlazione che può esserci tra un'allergia ai pollini e poi anche allergie alimentari. Ecco, proprio su questo una telespettatrice ci ha scritto dicendo: ho scoperto qualche mese fa di essere allergica alla frutta secca, quali sono i rimedi che posso utilizzare, o anche le attitudini e le abitudini, insomma, che posso cambiare? Allora, le abitudini da cambiare sono: se l'allergia alla frutta secca, sono abbastanza importanti, perché tracce di nocciole o di frutta secca si trovano in tantissimi alimenti, anche più insospettabili, per cui leggere attentamente le etichette, perché le etichette hanno l'obbligo di riportare se ci sono tracce di frutta secca, e purtroppo quegli alimenti che li contengono vanno assolutamente evitati, perché come dicevo prima, il primo contatto con gli allergeni di questo tipo è un contatto tra virgolette innocuo, cioè non ce ne accorgiamo, ma i contatti successivi possono diventare e anche non solo fastidiosi, per esempio uno può avere l'orticaria, può avere una dermatite, ma avere anche una reazione importante, per cui laringospasmo, broncocostrizione, aumento del respiro, aumento del battito cardiaco, con arrivare a quello che, ripeto, come dicevo prima, lo shock anafilattico. Per cui leggere sempre molto attentamente le etichette degli alimenti. Tracce di frutta secca si trovano in alimenti di cui non sospetteremo mai che li potessero contenere, per cui la nostra ascoltatrice deve imparare a selezionare cosa mangiare.
Ecco, lei ci ha detto che già in questa settimana che tutte le farmacie comunali di Arezzo hanno dedicato proprio alla sensibilizzazione sul tema delle allergie, ha dato molti frutti, nel senso che molte persone sono venute da voi, vi hanno comunque chiesto dei rimedi efficaci. Ci racconta, ecco, una delle domande anche più curiose forse che le persone possono essere venute a porle. In questo periodo vediamo tantissime persone che vengono e che si lamentano tanto del bruciore agli occhi. Quello è la cosa più fastidiosa che hanno sviluppato perché, ripeto, le mascherine proteggono il naso e la gola, gli occhi sono scoperti, per cui tantissimi con lacrimazioni e poi se lacrimano gli occhi e di conseguenza gocciola anche il naso, per cui il Sì, poi fastidio più. indossando la mascherina magari Esatto. ci si protegge, però poi c'è un fastidio anche Il nel fastidio, potersi soffiare il esatto, il naso. fastidio maggiore è che manifestano tutti che con la mascherina soffiarsi il naso diventa estremamente difficoltoso. E poi vengono guardati male quando tolgono la mascherina per soffiarsi il naso, per cui sono abbastanza preoccupati di togliere questo fastidio, cioè il fastidio della lacrimazione e della rinorrea, cioè il naso che cola. Ci sono anche poi rimedi tramite colliri. Sì, rimedi tramite colliri, tramite spray nasali, insomma, i rimedi sono abbastanza facili da ottenere. Ed è il fastidio più ricorrente, quello degli occhi rossi, sì, degli occhi che lacrimano tantissimo in questo periodo. Bene, dottoressa, penso che abbiamo toccato più o meno tutto il ventaglio di possibilità sulle allergie stagionali e anche la correlazione con le allergie, ad esempio, alimentari. E in conclusione, possiamo anche tornare su un'altra iniziativa che è stata realizzata in questi giorni e continuerà fino praticamente a fine mese, che le farmacie hanno organizzato insieme al Calcit. Anche questa è una importante novità, insomma, che vi vede protagonisti. Sì, abbiamo praticamente dedicato tutto il mese di marzo alla solidarietà. La solidarietà nel senso che noi abbiamo in vendita delle tavolette di cioccolato, per cui per coccolarci un attimo, e il ricavato delle vendite di queste tavolette di cioccolata andrà al progetto Scudo, che è sovvenzionato dal Calcit, che è un progetto importantissimo per la nostra città, un progetto molto utile e di forte sostegno. Sostegno non solo per gli ammalati, ma sostegno anche per le famiglie. Ed è un progetto che il Calcit sovvenziona e mi dicono che è un progetto anche abbastanza costoso, per cui partecipare per dare un aiuto concreto a tutti i cittadini di Arezzo è una cosa che ci ha riempito il cuore di gioia e lo facciamo abbiamo visto anche un forte riscontro da parte di tutti i cittadini che sono venuti a donare questo sostegno al nostro Calcit. Bene, allora io concluderei la nostra puntata dedicata alle allergie stagionali, se lei è d'accordo con, diciamo così, tre regole d'oro, ecco, che i nostri telespettatori possono utilizzare per un rimedio concreto, insomma, sul fronte delle allergie stagionali. Allora sì, è importante proteggersi, se si soffre di allergie non spaventarsi, i farmaci che funzionano ci sono e cercare di sfruttare al meglio le possibilità di cura nei confronti dei pollini, che ripeto, chi non soffre di allergia apprezza la primavera in tutta la sua bellezza, in tutte le sue fioriture. Chi soffre di allergia, insomma, preferisce che magari non ci sia il sole che piova invece del vento e delle belle giornate. Ecco, quindi diciamo ci sono poi anche dei punti strategici dove poter passare, trascorrere qualche ora un po' più tranquilli per chi soffre di allergia, secondo lei? Sì, purtroppo non possiamo viaggiare, ma per chi soffre di allergia, per esempio, è importante andare o al mare, dove i pollini non sono fortemente presenti, o in montagna, dove certe piante non fioriscono sopra i 1.000 metri, per cui anche lì si ha un buon vantaggio. Però purtroppo in questo momento i nostri viaggi sono un pochino proibiti.
Ecco, allora speriamo che anche per il benessere, insomma, di chi soffre di allergia possiamo presto tornare a spostarci anche in questo caso, insomma, per motivi importanti. Io ringrazio davvero per essere stata con noi la dottoressa Gloria Fiorini, aver risposto alle nostre domande, a quelle dei nostri telespettatori, e ecco, la aspettiamo presto per continuare a parlare, insomma, di queste tipologie di aiuto concreto che poi i nostri professionisti possono dare a tutti voi che ci seguite. Grazie.